Siete confidati nel Signore dei Signori. Alleluia. Gesù Cristo è il Figlio di Dio che è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Credete al Vangelo. Solo Gesù è la speranza. Solo Gesù è la salvezza. Popolo della Calabria, leggete la Bibbia. Siamo nei tempi della fine. Le profezie della Bibbia si stanno avverando. Non rimanete nel buio. Non rimanete lontano dal Signore. Gesù Cristo è il Salvatore del mondo. Alleluia. È stato mandato da Dio suo Padre, il Dio di Israele, alleluia, il Dio del cielo, ha mandato Gesù per salvare i peccatori e le peccatrici. E dice la scrittura nel Vangelo di Giovanni che il Dio cerca veri adoratori. Alleluia. In spirito, in verità, sono questi gli adoratori che il Padre richiede. Gesù Cristo disse nel Vangelo: non chiunque mi chiama Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli. Non chiunque dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Cari di Catanzaro, per entrare nel regno di Dio dobbiamo fare la volontà di Dio. Bisogna pentirsi del peccato, allontanarsi dal peccato, allontanarsi dalle vie malvagie. Ti sei allontanato dalle vie malvagie? Hai abbandonato il peccato? Tu che ti definisci cattolico, hai lasciato la vecchia vita per seguire Cristo? Cristo è la salvezza. Nome del Signore, popolo della Calabria, la Bibbia dice che ogni essere umano si deve ravvedere dei suoi peccati. Non basta dire che credi in Dio se continui a vivere nel peccato. Non basta dire che credi in Dio se continui a disubbidire la sua parola. Il Signore vuole vedere in noi un vero pentimento. Alleluia! Una vera conversione. Una vera conversione ti fa abbandonare il peccato. Quando tu ti converti veramente a Gesù Cristo, devi abbandonare la vecchia persona, la vecchia vita, il vecchio uomo, i vecchi desideri, i vecchi peccati, alleluia, e c'è una rinascita tramite la fede, tramite la grazia di Gesù Cristo che è vivente. Alleluia. Come diceva l'apostolo Paolo, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio, sapienza di Dio, perché Cristo è vivente, non è una statua. Tanti di voi vi inchinate davanti alle statue di legno, di pietra, di metallo. Avete le case tappezzate di santini, ma non conoscete la potenza di Dio, perché continuate a peccare, a ubriacarvi, a fumare, a mentire, a rubare, a dire le parolacce, le bestemmie, e siete battezzati. Ma quello è un inganno della falsa religione. In Italia quante persone sono stati battezzati da bambini, ma oggi sono grandi peccatori, perché quel battesimo ai bambini non ha valore, non serve. Il vero battesimo si fa in un'età matura, quando tu ti penti, alleluia, quando tu decidi di credere nel Messia. Alleluia. Quando tu veramente hai avuto fede in Gesù. Quante persone oggi si definiscono cristiani solo perché sono cattolici di tradizione. Noi siamo cattolici, siamo nati in Italia, allora siamo cattolici.
ogni tanto vado a messa, quando c'è la Pasqua vado a messa, quando c'è il Natale vado a messa, vado dietro le tradizioni, ma stai seguendo Gesù? Essere cristiani vuol dire seguire Gesù, seguire Cristo. Alleluia. Alleluia! Non serve dire che sei cattolico e poi vivi nel peccato dalla mattina alla sera. Quante persone dicono che hanno una religione, ma poi commettono adulterio, rubano, dicono le brutte parole, desiderano il male, hanno cattivi desideri. Non si può essere cristiani così. I veri cristiani, alleluia, i veri credenti, popolo della Calabria, sono quelli che si pentono davanti a Dio. Amen. Perché tanti vanno dai preti ogni settimana a farsi, tra virgolette, confessare, ma poi il loro cuore non cambia. Sono sempre i soliti malvagi, i soliti ribelli, alleluia, i soliti Gesù, peccatori. Dio vi benedica. Ma quando tu chiedi perdono a Cristo, Cristo ti libera. Cristo spezza le catene. Alleluia. Cristo ti dà un cuore nuovo. Ma noi stiamo predicando il vero Cristo. Non un Cristo di legno, non un crocifisso al collo, non un'immaginetta, un'icona, ma il Cristo vivente, alleluia. Amen. Alleluia, che sconfisse la morte, gloria a Dio, che sconfisse il peccato. Amen. Gloria a Gesù. Il vero Gesù è quello che l'Italia ha bisogno di conoscere. Leggete la Bibbia, leggi il Vangelo, alleluia. Conoscerete la verità vi farà liberi. Perché in Italia ci sono milioni di persone che dicono che sono cristiani, ma non stanno seguendo Cristo. Non stanno vivendo per Cristo. Non stanno facendo la volontà di Gesù Cristo. In Italia ci sono milioni di battezzati, ma che oggi sono persi nel peccato, nei vizi, nelle bestemmie, nell'idolatria, nell'adulterio. In Italia ci sono milioni di uomini e donne battezzati, ma che sono perduti, perché il battesimo della Chiesa romana che i preti fanno ai bambini non è il vero battesimo. Alleluia. Il vero battesimo è come Gesù ci ha lasciato l'esempio. Ascoltate, popolo di Catanzaro, il vero battesimo non è per i bambini. Poi vi chiedono 1.000 euro, fate le feste, le bomboniere, tutte quelle robe lì, spendete più soldi che per un matrimonio. E non è il vero battesimo. Il vero battesimo è per persone adulte che si sono pentiti volontariamente, che si sono convertiti a Gesù. Come il Figlio di Dio ci ha lasciato l'esempio, che fu battezzato da Giovanni Battista nel fiume Giordano. Confidate in Gesù, che è l'unica speranza. Dio lo benedica, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Il